Da ministro dei trasporti, per me la conferma della commissione Ursula è un problema. Un problema proprio tecnico, economico, industriale. Il 2023, che si è appena chiuso, è stato l'anno record mondiale di emissioni di CO2 nell'aria. E uno dice, ma come? Semplice. Mentre l'Europa fra mille sacrifici ha fatto meno 200, la Cina ha fatto più 500. E quindi non occorre un laureato in matematica per capire che se una piccola parte del mondo fra divieti e tasse riduce di 200 e una grande parte del mondo, se ai 500 della Cina aggiungiamo i più di 200 dell'India, arriviamo al triplo dell'Europa, il Green Deal, così come applicato solo elettrico e ideologico, è una sciagura ambientale, economica, sociale e industriale che la Lega farà di tutto per fermare. Io non vorrei un'Italia più green e disoccupata.